siamo nelle mani delle regole, delle difficoltà, gli uffici stanno facendo tutto il possibile e questa situazione è risolta in un paio di giorni. Se poi ci sono stati casi di non funzionamento, non è che si può vedere tutto, eccetera, eccetera. D'altro canto, qui semmai il tema è chi vuole strumentalizzare o no. Noi abbiamo avuto gazebo, non ho letto niente fino ad oggi, gazebo della mia lista, distrutti, in cui qualcuno è entrato, ha distrutto i manifestini, ha fatto i suoi bisogni dentro. Certe cose. Bisogna capire se in questo momento in cui serve tranquillità si vuole alzare i toni o meno. Lui li alza e io lavoro e cerco di risolvere il tutto. Però anche Monguzzi ha protestato per questa mancanza degli spazi per i manifesti. Non c'è un po' un rischio che magari l'affluenza sia più bassa se la gente non sa neanche che si va a votare? Ma dai, non è pensabile. Abbiamo, cioè, in proporzione, credo che mancherà meno dell'1%. Allora, se noi riteniamo che la mancanza dell'1% per qualche giorno, perché poi arrivano, possa condizionare il voto o possa condizionare l'affluenza. Stiamo parlando delle elezioni da mesi, i manifesti hanno la loro importanza, ma stiamo parlando, ripeto, dell'1%. Anche dell'1%, ma nessuno può mettere manifesti se non sono abusivi. Cioè, ci sono dei manifesti in giro, ma sono abusivi. No, capito, però voglio dire, non è... la cosa, da quello che mi dicono gli uffici, viene risolta in pochissimo tempo. D'altro canto, è chiaro che l'ho detto anche a voi giornalisti, fino al giorno della presentazione delle liste tutti pensavamo a 10 liste. Le liste sono 13 e è più facile candidarsi perché il numero delle firme sono state decisamente ridotte, a volte questo è il risultato, ma detto ciò si risolve tutto. Ma saranno aggiunte delle plance, sindaco? Perché sì, è quello che si sta facendo. Perché dicono che saranno messi manifesti dietro le plance? No, quello non è stata una nostra indicazione, questo lo posso controfirmare, non è stata una nostra indicazione, se poi un attacchino ha deciso di prendere questa iniziativa, però no. Saranno aggiunte spazi pubblici? Assolutamente. Sì, sindaco, diceva che...